Analisi finanziaria professionale. Che cosa significa questo modulo? Significa dotare lo studio del libero professionista di un sistema di rating sintetico. Come sapete, i sistemi di rating si dividono in tre grandi categorie. Ci sono i sistemi di rating esterni, che sono quelli che usano le società come Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Ci sono i sistemi di rating interni, che sono invece quelli utilizzati dalle banche, e ci sono tanti sistemi di rating diversi quante sono le banche. Poi naturalmente ci sono delle classificazioni diverse, IRB, Advanced e via discorrendo. E infine ci sono meccanismi invece di calcolo di rating sintetico. Che cos'è un sistema di rating sintetico? Cosa vuol dire analisi finanziaria professionale? Cosa fanno di sbagliato tanti liberi professionisti? Usano un sistema basilare che si chiama analisi di bilancio. Io posso prendere 10 libri di analisi di bilancio, e metto giù un po' di indicatori, mi presento agli intermediari finanziari o mi presento al sindaco della mia città piuttosto che in un consiglio di amministrazione, ho fatto un lavoro, ma non mi sono dotato di un sistema di analisi finanziaria professionale. Un sistema di analisi finanziaria professionale intanto necessita di basi teoriche, quindi la prima cosa che bisogna fare è dotarsi di robuste basi teoriche. Questo è il punto dal quale io parto quando faccio questo corso. Poi bisogna affrontare dei temi classici. Per esempio, se noi calcoliamo con gli indici di bilancio, non lo so, ROD, ritorno on debt, piuttosto che rapporti di leva finanziaria, via discorrendo, noi stiamo trascurando il peso del costo di una parte del capitale aziendale, che si chiama capitale proprio, capitale di rischio, equity in inglese. Allora, il weighted average cost of capital è una base fondamentale per riuscire a costruire un piano di analisi finanziaria professionale, ma bisogna imparare anche a calcolare, a riscrivere un conto economico in termini di NOPAT, cioè di Net Operating Profit After Taxes, riuscire a riscrivere un conto economico in termini di EVA, cioè Economic Value Added, e via discorrendo. Ci sono tutta una serie di indicatori di natura finanziaria che è necessario riuscire a calcolare in automatico con un modello di foglio elettronico sostanzialmente che io vi voglio mettere a disposizione. La base di tutto questo lavoro è riuscire a riscrivere un bilancio in quattro numeri. Questi quattro numeri sono la chiave di lettura estremamente sintetica del bilancio per riuscire poi a scrivere un sistema di indicatori di rating sintetico. Questo non lo fa quasi nessuno in Italia e solo in questo modo, cioè riscrivendo i bilanci italiani in logica anglosassone, riusciamo a capire e a dialogare con i sistemi di rating interni delle banche. Per esempio, il leverage finanziario, che come sapete è il rapporto debt equity, cioè debito finanziario su patrimonio netto, è un indicatore che possiamo calcolare correttamente solo se al passivo abbiamo calcolato quella che in italiano chiamiamo posizione finanziaria netta. Quindi dobbiamo avere un bilancio in cui al passivo abbiamo soltanto posizione finanziaria netta su patrimonio netto. E tutto il resto, quindi i fondi, il TFR, i debiti tributari, i debiti fornitori e via discorrendo, i rate e gli sconti, tutta quella parte lì deve essere ricalcolata e spostata in altre parti dello stato patrimoniale. Facile da dirsi da un punto di vista teorico o quando io faccio una lezione universitaria, ma per passare da un piano teorico a un piano pratico, con modelli che funzionano in automatico, che io vi metto a disposizione, lì ci vogliono anni e anni di elaborazione di dati, perché ci sono voluti anni per costruire un modello che funzionasse. Poi bisogna avere altre cose per avere un sistema di rating che funzioni, per esempio dimostrare la quadratura di tutti gli indici, per esempio con la formula additiva del ROE, che è un'evoluzione della formula di Gino Zappa degli inizi del secolo scorso, piuttosto che l'albero del ROI, che spiega le relazioni tra diversi indici, piuttosto che la piramide delle incidenze. Questi sono tutti tool che mettiamo all'interno del nostro sistema di rating sintetico. E poi ci dobbiamo dotare di una serie di indicatori che sono altri sistemi di rating sintetici che mettiamo nel nostro, non lo so, per esempio lo Z-score di Altman rivisitato per il mercato italiano, il Damodaran Copland, modelli di rating medio credito centrale piuttosto che modelli di rating classico bancario. Alla fine,
Per avere un sistema di rating sintetico in grado di fare un'analisi finanziaria professionale, cioè di poter dialogare col sistema finanziario, siano essi fondi chiusi, importatori di capitale di equity, capitale ibrido o classicamente sul mercato italiano banche, io devo avere un sistema strutturato su aree di analisi. Io propongo un sistema articolato su 6 aree di analisi: l'area economica, l'area patrimoniale, l'area finanziaria, l'area degli indici, l'area degli equilibri, che è la più importante, cioè sapere cos'è un equilibrio economico, un equilibrio patrimoniale, un equilibrio finanziario. Credetemi, la maggior parte delle persone ha nozioni sbagliate su questi tre, diciamo, equilibri, e infine l'analisi dei flussi di cassa in logica anglosassone, quindi EBIT, current cash flow, operating cash flow, unlevered cash flow, free cash flow, financial flow. Quindi dobbiamo essere in grado di calcolare nel nostro sistema di rating sintetico tutti questi indicatori. Peraltro, ultima cosa che vi dico, questo avrebbe un grandissimo impatto professionale sulla possibilità di gestire le norme sulla crisi d'impresa, perché un sistema di rating interno allo studio sintetico è in grado molto bene e con grande efficacia di riuscire a prevedere eventuali stati di crisi aziendale. We'll be right back.